Comunque il regalo vero è all'interno, perché l'ho comprato in un portafoglio abbinato con la borsa. Bello, bello. Forse almeno tutte e due cose, no? Sì, ma apri il portafoglio. Di solito si ci mette qualcosa dentro che porta fortuna. Benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi è San Valentino e voglio fare un regalo alla mia ragazza. Andrò in un centro commerciale a comprargli una borsa. A lei piacciono tanto le borse, ma il regalo non finisce qui, perché dentro alla borsa comprerò anche un portafoglio abbinato alla borsa. E dentro il portafoglio ci sarà proprio il succo del regalo: 6.000 euro in contanti. In pratica gli sto facendo un regalo come una matrioska: borsa, portafoglio e soldi. Tutto insieme, raga! Prima di cominciare mi raccomando, in descrizione trovate tutti i miei link. Iscrivetevi a questo canale e attivate la campanellina se ancora non l'avete fatto. Il mio Instagram ve lo lascio qui in sovrimpressione, quindi mi raccomando stalkeratemi anche su Instagram. Ma bando alle ciance e andiamo subito al centro commerciale a comprare il regalo. Borsa, ve la faccio vedere, ok? Non la esco perché poi per rimetterla dentro è un casino. All'interno c'è il portafoglio e andrò a mettere i soldi. Questi qua, ok? Sono 6.000 euro. La borsa la chiudiamo, la mettiamo qua dietro e ce ne possiamo andare. Ok raga, sono appena tornato dal centro commerciale, la borsa è qui. Mi è costata esattamente 48 euro, ma il regalo più sostanzioso è all'interno. Ho già messo i soldi dentro il portafoglio e l'ho messi dentro la borsa. Dato che oggi è San Valentino, andiamo a fare un regalo con i controfiocchi, che dite? Spero vivamente raga che non ci siano problemi con il regalo e che gli piaccia soprattutto il regalo, sia la borsa che il suo contenuto. Lo spero perché ci tengo particolarmente. Non credo che comunque fallirò il regalo, non credo proprio. Voi che dite? Scrivetemelo nei commenti. Raga, diciamo che lei non si aspetta il contenuto della borsa, si aspetta la borsa perché sa che gliela devo comprare, dato che la borsa che ha è un po' rovinata. Quindi gli avevo già detto che gli compravo la borsa, ma non gli avevo detto che gli compravo il portafoglio e non gli avevo detto nemmeno che dentro il portafoglio gli andavo a mettere 6.000 euro. Quello non se l'aspetta proprio, per lei quella è una sorpresa, sarà una sorpresa. È una sorpresa anche per me, raga, perché non vedo l'ora di vedere la sua reazione. Ok, raga, la mia ragazza arriverà qui tra un po', io l'ho chiamata perché era in bagno, quindi gli ho detto che appena finisce di prepararsi perché dobbiamo uscire, logicamente San Valentino verrà direttamente qui.
qui. Ora devo, tra virgolette, trovare un posto dove nascondere la telecamera. E il punto migliore, secondo me, dovrebbe essere lì. Ora, se io la nascondo qui e poi metto queste cose davanti, non se ne dovrebbe accorgere. Non ci dovrebbe fare caso, anche perché io ho intenzione di farla sedere qui e farla guardare verso di me. Quindi, essendo che la telecamera è da quella parte, credo che non se ne dovrebbe accorgere. Siccome si sta preparando e quando lei si prepara ci sta tanto, io ho tutto il tempo per nasconderla al migliore dei modi. Ok raga, la telecamera l'ho nascosta qui, un attimo che l'accendo. Ok, si vede che è accesa dal vetro. Se uno ci fa direttamente caso se ne accorge che c'è la telecamera, ma io la distrarrò con il regalo che sta da questo lato. Glielo darò così e la farò sedere lì. Quindi terrò il suo sguardo su di me, quindi di conseguenza non se ne dovrebbe accorgere della telecamera. Vabbè, incrociamo le dita e che Dio ce la mandi buona. Dai, facciamo. Sì, senti, il mio, io questo non voglio niente, non ti voglio, non lo voglio quello per scendere in via, ma non lo vuoi regare. È un male davvero. No, vabbè, lo do domani, dai. No, no, no. Lo do domani. Allora, sieni di qua, qua c'è il regalo. Tieni. Ho preso quello che non avevi chiesto tu. Qua dà fastidio. Bella. Allora mi porto questa, ora. Per uscire? Che c'è? Secondo me quella la voglio buttare, no, si è rotta. Comunque il regalo vero è all'interno, perché l'ho comprato in un portafoglio abbinato con la borsa. Tutte due cose, no? Mi sì, danno ma, tutte cose. Sì, ma apri il portafoglio. Che di solito se ci mette qualcosa dentro che porta fortuna. Questo qui è un piccolo regalino, ho messo mano in tasca. Aspetta, regalino? Sono i soldi spicci, vidina. Ma sono veri? Sono veri, certo. No, perché sono finti? Questo lo metti qua dentro oppure li vuoi spendere oggi questi? Ma sei scemo, ma dove li hai presi? Come non li ho presi? Miei sono. Ma mi sei stato veramente? Sì. E regalo per San Valentino. Aspetta, ti devo far vedere un'altra cosa. Che ancora non è finita. Comunque questi sono veramente tuoi, in ogni caso. Idina! Quelli là comunque te l'ho regalati veramente? No, per sei scemo. Flexali, falli vedere, flex. Dai, ma quanti sono? Sono 6.000. Dai. Ti è piaciuto il regalo per San Valentino? Ah? Ti è piaciuto? Ti è piaciuto il regalo per San Valentino? Ma ti è piaciuta di più la borsa o questi? Cosa ti è piaciuto di più? No comment. Tieni. Questi qua ora li lascio a casa, però questi per sicurezza, perché sono porta di quelli che ti servono per uscire. Ma veramente? Sì. Mamma mia. Basta! Cioè non ce la facciamo a tenerli. E basta che fai così. Questi qua sono i soldi spicci che mi sono ritrovato in tasca quando mi sono andato a prendere un caffè. Non so se valgono di più questi o la borsa in sé, perché comunque quella mi è costata un bel po', Ma così ti compri quello che vuoi. Così ti prendi quello che vuoi. Tanto ti bastano, penso, no? Ti bastano. Idina, saluta YouTube. Ciao. Sì, però conservateli. Prima che ci ripenso e me li prendo. Mettiteli nel portafoglio, mettiti dentro la borsa e te li porti, dai. Guarda come si sbriga. No, prima che ci ripensi. No, non ti preoccupare, non ci ripenso, tranquillo. Ma sai com'è? ci entrano là dentro.
Dai, va. Sai che ti dico, amore? Oh. Ti saluto. Vai, ciao, ciao. Ok, raga, il video finisce qui. Alla mia ragazza, a quanto pare, è piaciuto il regalo. Chissà come mai, non me l'aspettavo che gli piaceva, però fortunatamente gli è piaciuto. E mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, attivate la campanellina, mettete mi piace, commentate, soprattutto condividete. Ciao, ciao!